Ma lo sapete che a differenza di tutti quelli che ritengono una SUV cabrio una inutilità o un azzardo nel mondo dell'auto, io mi sono veramente convinto. Una vettura estremamente divertente e versatile che può andare bene sia in montagna che al mare oppure al lago come siamo in questo momento. Ve la voglio raccontare nel dettaglio, ma prima vi invito ad andare sul nostro canale di YouTube, azionare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri argomenti. Adesso scopriamo insieme la nuova Volkswagen T-Roc Cabrio. Iniziamo a conoscere quali sono le differenze più evidenti rispetto a una T-Roc SUV normale. Chiaramente parliamo di una versione cabrio con solamente due portiere rispetto alle 5 porte, 426 cm di lunghezza, 3 cm in più rispetto a una T-Roc normale. Questo dovuto al piccolo volume posteriore dove si va a inserire la capote quando questa viene aperta. 1,52 in altezza per il nostro modello R-Line. Perché? Perché abbiamo un assetto ribassato, cerchi lega da 18 pollici, ovviamente una caratteristica sportiva che la rende subito grintosa e molto gradevole da vedere. Nulla da segnalare per quanto riguarda lo stile del frontale, dove troviamo in questo allestimento i proiettori con tecnologia full LED, la griglia estesa e le luci diurne che sono disegnate da fibra ottica e diodi inserite all'interno dello scudo. La fiancata è uno degli elementi più caratterizzanti, soprattutto quello più affascinante, dove abbiamo questa apertura totale del padiglione e il tetto retrattile che si va a inserire appunto nel piccolo volume posteriore che è arricchito nell'allestimento cabrio da un piccolo spoiler in colore a contrasto. Coperture da 18 pollici specifici per l'allestimento R-Line, invece se scegliete il modello di partenza Style avete come coperture 17 pollici che in sostanza non cambiano lo stile della vettura. Uno degli aspetti che maggiormente interessa a chi acquista una vettura a cabrio è il tempo di chiusura ed apertura della capote e soprattutto se si può aprire con la vettura in marcia. Infatti fino a 30 km all'ora si può sia chiudere che aprire il tetto, ma comunque sono 11 secondi per la chiusura e solamente 9 secondi per l'apertura. Cronometriamolo insieme. Ma è nel volume posteriore che la nuova T-Roc Cabrio cambia sostanzialmente, partendo appunto da questo spoiler di cui abbiamo parlato prima, dove è integrato anche il terzo stop. I proiettori invece rimangono quelli tradizionali che abbiamo anche a disposizione sulla berlina, in questo caso con tecnologia full LED. Apertura classica nello stile Volkswagen per accedere a un vano un pochettino piccolo perché possiamo contare solamente su 280 litri, una certa profondità che garantisce anche la possibilità di inserire dei colli voluminosi in altezza e la possibilità anche di abbattere i due schienali dei sedili con comodi agganci situati all'interno del vano. Le finiture sono di ottimo livello perché abbiamo moquette che rifodera l'intero vano e questo permette anche ai colli all'interno di non muoversi o creare rumori. A differenza di alcune cabrio, in questo caso anche col tetto rialzato lo stile non cambia, rimane sempre molto equilibrato con questo piccolo accenno di volume posteriore. E come vedete dal vetro si può notare il grande alloggiamento per poter collocare la capote quando questa viene aperta. Capote rigorosamente realizzata in tela, che abbiamo provata anche sotto i getti di un lavaggio automatico e vi posso garantire neanche una goccia è entrata. Nessuna novità per quanto riguarda l'abitacolo, infatti la plancia è la stessa che troviamo anche sulla versione SUV con finiture in simile alluminio specifiche di questo allestimento. L'unica differenza la troviamo nel tunnel centrale dove troviamo, oltre al pulsante del freno di stazionamento elettronico, anche il pulsante per poter aprire e chiudere la capote e un altro interruttore che vi dà la possibilità di alzare contemporaneamente o abbassare tutti e quattro i vetri. Il quadro strumenti è un digitale da 10,25 pollici altamente configurabile, mentre l'infotainment dotato di Apple CarPlay e Android Auto è quello che abbiamo cominciato a conoscere già da tempo, che ha una diagonale da 8 pollici. L'abitabilità posteriore è un po' sacrificata rispetto alla SUV, infatti possiamo contare solamente su 2 posti. Non a caso i pannelli sono stati allargati per inserire i diversi elementi di irrigidimento della scocca. Possiamo anche però inserire un frangivetro se volete eventualmente viaggiare in due, ci sono gli appositi alloggiamenti.
due poggiatesta comodi, regolabili, e nel retro troviamo anche gli alloggiamenti per i roll bar che fuoriescono automaticamente in caso di urto. Due prese USB di formato C, ma nessuna paura perché Volkswagen fornisce anche un adattatore, e non mancano nemmeno le bocchette dell'aria. Numerose tasche per riporre oggetti di viaggio, e nel pannello totalmente rigido spunta anche un poggia a gomito realizzato in plastica morbida foderato da similpelle. Ed ecco la vera sorpresa: quando ci mettiamo alla guida della nostra Tirocca Cabrio, anche col tetto aperto, l'insonorizzazione è totale grazie ai vetri che isolano bene e ovviamente vi riparano anche dal vento. Un comfort di marcia quasi inaspettato per una Cabrio, questo grazie alle sospensioni dove davanti abbiamo un McPherson e un multilink a 5 braccia nel posteriore che consentono alla nostra Tirocca, diversamente dalla versione SUV che nel posteriore monta un po' torcente, di avere un'ottima risposta soprattutto anche nell'andamento brioso, perché ricordiamo questa è una versione R-Line con motore da 150 cavalli che dispone anche del drive mode. Infatti il selettore delle modalità di guida consente di avere 4 settaggi: eco, normal, sport e individual, dove potete optare per diversi parametri a vostro piacimento. Parliamo del propulsore che spinge la nostra Tirocca Cabrio. Parliamo del 1500 da 150 cavalli, 4 cilindri a benzina, che si è rivelato un classico per questa vettura, uno dei motori più collaudati in casa Volkswagen. In alternativa potete optare, se volete, per il 1000 3 cilindri da 115 cavalli per la versione di accesso style. Molto buona la coppia che parte da 1500 giri e offre 250 Nm. Mentre la velocità di punta si attesta a 205 km all'ora e per passare da 0 a 100 servono poco meno di 10 secondi. Parliamo di consumi. La nostra Tirocca Cabrio è dichiarata per 5,5 litri per 100 km, però devo dire la verità che nel nostro computer di bordo, nell'arco dell'intera prova, abbiamo registrato un dato di 7 litri per 100 km. Tirocca Cabrio non dimentica neppure la sicurezza con un pacchetto ADAS molto fornito, ma anche una lista degli optional dove sono inseriti altri dispositivi di sicurezza che avrei preferito vedere di serie, come ad esempio il lettore dell'angolo cieco che nel nostro esemplare specifico non c'è. Possiamo comunque contare sul riconoscimento pedone e cartelli stradali, front assist con frenata automatica e lane assist con mantenimento di corsia attivo. Ovviamente oltre al cruise control adattivo che con il cambio automatico arriva fino a zero. La gamma di nuova Volkswagen Tirocca Cabrio parte da 29.900 euro per l'allestimento style con motore 1000 3 cilindri da 115 cavalli. Se invece scegliete quello della nostra prova, ovvero il 1500 da 150 cavalli e allestimento R-Line, serve staccare un assegno da 38.350 euro. Ma se volete conoscere nel dettaglio, andate sul nostro sito www.showcar.news e cliccate su un configuratore. Inoltre c'è la possibilità di seguirci attraverso i nostri profili Instagram, Facebook oppure TikTok. Se volete ci potete anche contattare attraverso il nostro numero di SMS o WhatsApp, e se non l'avete ancora fatto cliccate sulla campanella, ovviamente dopo esservi iscritti al nostro canale YouTube. Infine, se la recensione vi è piaciuta, mettete un bel like. E con questo è tutto, alla prossima!